Vuoi la cioccolata calda? No, preferirei un mocio, un mocaccino, un cortado, quello che ti va, va? Quando cerchi una ricetta, solo una formula è perfetta. Se vuoi vivere con gusto, due cuori, una cappa è il posto giusto. Bene, dopo questa simpatica intro. Ciao a tutti e benvenuti nella nostra cucina virtuale. Sempre passano qua. Gli anni, ma Gabriele non impara l'intro. Passano gli anni, invecchiamo solamente. Oggi cosa vi proponiamo? Oggi un altro video chiacchiericcio dove parliamo di cose strane. di cose importanti che nella vita veramente segnano la vita. Una cosa utile, una carrellata di buone bevande istantanee o semi istantanee. Di recente mi è capitato di provare diversificate bevande dalla facile esecuzione, perché io al mattino a colazione, siccome ho ripreso ad andare a scuola, vado di corsa, dobbiamo preparare Enzo, dobbiamo preparare i materiali, la vita di tutti quanti. E quindi molto spesso mi riduco all'ultimo davanti alla macchinetta del caffè a inserire una capsula e a farmi una bevanda pronta per colazione. Ne ho provate diversificate e vi voglio dire quali secondo me sono le migliori. Di moltissime ve ne ho parlato in questi video che vi allego qui, dove c'è la I col pallino. Ma in questo periodo non ho preso né cortado né cappuccino, cosa invece di cui vi descrivo qua. Vi metto il link del video, basta! No, in cui erano buonissimi, di cui vi parlo, di quelli erano buonissimi. Sì. Oggi vi parliamo del mocha dolce gusto, del cioccocino dolce gusto e soprattutto delle cioccolate calde da fare in 3 minuti al fornello, tipo ciobar per intenderci. C'è anche la ciobar in varie varianti. Cominciamo subito. Bene, cominciamo dalla capsula. Da quello di cui ho conservato lo scatolo, la capsula del mocha. Mocha è un mix tra il mocaccino, il cappuccino, il cioccaccino. È un cappuccino intenso, quindi con un grande sapore di caffè, cioccolato e caffè, quindi è un mocaccino lungo ma molto intenso. È buonissimo perché ha la golosità del caffè più l'energia del cioccolato, è vero. Allora vi faccio vedere, sono 16 capsule per la preparazione di 8 mocha, perché così ogni mocha consuma 2 capsule, una bianca e una color marroncino. Voi inserite prima quella marroncina e fate questa sorta di caffè barra cioccolato, che anche da sola è buonissimo. Poi se volete allungate, la bevanda è così, allungate con il latte in polvere e viene una bevanda da 220 ml, quindi una tazza, non una tazza striminzita come per esempio sono le cioccolate calde Ciobar, che se devi fartene una tazza devi consumare due bustine, una tazza seria, ma viene invece una tazza seria con semplicemente 2. Sono bevande comunque molto liquide, piacevoli, ma molto liquide, hanno la stessa consistenza di un cappuccino per intenderci, con poca schiuma. Buono, intenso, si sente sia il caffè che il cioccolato, quindi per questa cialdina voto 8. A me queste preparazioni sinceramente non piacciono, quindi a me piace solamente il caffè, mi preparo solo il caffè con la dolce gusto. Queste preparazioni ti daranno ragione. Tantissimi mi daranno ragione. Cosa simile per il cioccocino. Il cioccocino è un cappuccino al caffè, voi direte voi cioccocino, e invece no, è una sì, perché è fuorviante, è una tutto cioccolata calda, però è una cioccolata calda uguale, identica, bollata a quella delle macchinette che trovate negli uffici pubblici, vero, per ecco, intenderci, vero, ecco, vero. Molto molto simile, è comoda, è buonina, non è buonissima. Tra mocha e cioccocino vince mocha tutta la vita. Ma che nomi, mocaccino, cioccaccino, certo, sono degli scioglilingua. Sì, no, di nomi. Vi faccio vedere la differenza dei colori.
Mocha e viola, cioccolino e più invitante il packaging cioccolato che piglia di più come colore, però mocha è molto molto più buono. Quindi questa cioccolata mi è piaciucchiata, ma devo dire che la faccio soltanto quando 5 minuti 5 per prepararmi una colazione e con 100 quanti calorie ha? 140 calorie mi tiro fuori una bevanda calda che mi riscaldi la mattina, mi dia un po' di energia e mi faccia andare avanti. Non vi ho detto le calorie del mocha, invece sono soltanto 120, quindi ha un po' di calorie in meno. Passiamo invece a quello che faccio più spesso quando ho i miei 10 minuti da prendere per me, sedermi e assaporare la mia colazione insieme alla famiglia. E allora in questo caso entrano in gioco tre tipi di cioccolata. Allora, quest'anno ho imparato ad amare il Chobar bianco. A me non è piaciuto, per esempio, sa troppo, si sente troppo la vaniglia. Infatti il Chobar secondo me ha due problemi. Uno l'ha detto lui, un intenso sapore che lui chiama di vaniglia. Invece, in realtà è uguale come sapore al budino, quello della Cameo, vero, liquido. Vero. È il budino senza l'addensante, secondo me, il preparato. Hai capito? E nel togliere l'addensante però hanno fatto sì che la cioccolata non diventasse densa. Infatti questa potete metterla sul fuoco e girare per centinaia di ore, si assorbirà tutto il latte ma rimarrà sempre liquida. Poco male per chi sa cucinare, si mette un mezzo cucchiaino di amido e la faccenda si risolve. Però se uno si rivolge a una cioccolata pronta, vorrebbe che fosse pronta. E quindi questo io la sistemo e viene buonissima con mezzo cucchiaino di amido per tazza. Però la fa scendere, non la fa promuovere assolutamente, perché ha un gusto di budino e non di cioccolato, di budino alla vaniglia, e perché non sa di cioccolato bianco ma sa di budino, e perché non si addensa mai. Bene. E ha una botte di calorie, perché sono circa 148 calorie per tazza e loro calcolano la tazza con 125 grammi di latte parzialmente scremato. 125 grammi in una tazza sono tipo così, non la riempi la tazza. Stessa cosa per la Chobar fondente e anche per la Chobar classica, sono delle famosissime cioccolate in tazza. Queste diventano densissime se le fate andare in ebollizione, le tenete sul fuoco. L'unica cosa è che hanno un apporto calorico molto alto rispetto a un altro tipo di cioccolata di cui vi parlerò tra un poco. Queste sono buone, tra il gusto fondente e il gusto classico è più saporito al mio palato il gusto classico. No, non ci crederò mai. Sì, veramente. Sì. Il gusto fondente perde un po', è come se sapesse di cioccolata all'acqua, mentre il gusto normale si sente anche la bontà del latte che uno nella cioccolata calda vuole mettere. Bene. Questo però non lo potete fare assolutamente con latte scremato, perché non sa di niente, e proprio non viene buona, ma con latte parzialmente scremato e con latte intero viene buonissima. Mentre sul podio la cioccolata calda che vince con un pacchettino venduto a 59 centesimi e dentro ce ne sono 5, pronta in pochissimo tempo, è la cioccolata della Lidl Bella Rom. È buonissima. Io sapete come la faccio, ragazzi? Non faccio la tazzina da 125 ml. Io prendo il latte scremato e metto una tazza da 200-220 ml di latte all'interno del pentolino con la bustina. Lei addensa comunque, viene bella corposa, bella forte ed ha un buonissimo sapore. E con latte scremato e 125 grammi di latte, una bustina, questa soltanto 89 calorie. Non ci credo. Che quante? 89. Quante? E vi bevete? E l'inci com'è? E vi bevete? E ne ha parabeni? Gli ingredienti? Buoni, ne zucchero, cacao magro, fecola di patate, addensante e basta. Niente siliconi.
Bravo, perfetto. No, non lo so se negli aromi ci sono i siliconi, però va bene. Adesso detto ciò, si scherza. È molto buona e devo dire che è superiore alle blasonatissime Chobar, secondo me, ovviamente in cucina è tutto molto opinabile. Ma provatela, al limite sprecate 50 centesimi, ecco quello vi voglio dire, datele una chance e vedrete che mi darete ragione. Quindi meno di un euro. Perché molto spesso queste di secondaria marca non le si compra perché si pensa che sappiano appunto come quelle delle macchinette. Questa no, è buonissima. Altra dritta, ma questo per tutte le cioccolate, ma con questa viene buonissimo, potete aggiungere un mezzo scarso cucchiaino di cannella nella miscela, oppure la scorza di un'arancia bio all'interno della miscela e poi la togliete prima di versare in tazza e la cioccolata viene pure aromatizzata, buonissima, ha il giusto grado di dolcezza, non dovete aggiungere zucchero assolutamente, mentre la Chobar è leggermente insipidina per il mio palato, quindi questa è super super consigliata, vince la leader sulla blasonata, molto buona. È anche più diluita e più buona che non densa, perché densa viene quasi una crema budino. Buonissima. E allora? Bene, per i pomeriggi freddi, quelli dove volete coccolarvi un attimino, questo è il video giusto da seguire, seguite i nostri consigli, provate tutto quello che vi abbiamo detto, no? E poi diteci la vostra, naturalmente tutto soggettivo, provatele e fateci sapere qual è la vostra preferita. Le mie preferite di tutto, oggi vi ho parlato soprattutto io perché queste cose le utilizzo soprattutto le due cose che vi consiglio in assoluto su tutto sono queste, buonissime. Se vi piace il sapore del budino alla vaniglia, provate la Chobar bianca addizionata di un mezzo cucchiaino abbondante di fecola di amido di mais, così viene densa, e poi mi direte. Le Chobar credo che le conosciate tutti, ma mi interessava il confronto con le marche non blasonate. Il Ciococcino? Nì, ma ne ho sentito parlare benissimo da persone di cui ho grande stima, quindi questo sta a significare che è una questione di gusti. L'unico modo per sapere è provare e fateci sapere cosa ne pensate voi. Comunque sono tutte ottime bevande in generale, poi se uno deve trovare il pelo nell'uovo. Bene, e dopo che vi siete depilati, noi ci vediamo sempre qui sulle vostre tovaglie. Tavole, un bacio, buona colazione a tutti. Ciao.